Made you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Fratelli nerazzurri amici di Facebook YouTube e Instagram. Buongiorno a tutti, ragazzi, saluto a tutti. Gli iscritti al canale. E oggi si parla di Nazionale con questa bella intro, bella intro che ci fa, eh, spero vi faccia un po' sorridere, ma vi faccia anche godere. Perché, insomma, ieri c'è stato un bel Francia Italia. Eh, una... Parliamo di tutto. Parliamo di un po' di cose perché parliamo anche di cose del passato visto. Le cose tristi, le recenti vicende eh, dell'Europeo e, e l'inizio della partita. <ride> l'inizio, l'inizissimo perché 13-14 secondi, quindi un gol lampo con cazzata di Di Lorenzo, cioè ripercorri no, non i mostri, del mostri de, dell'altro ieri praticamente. Quindi non si era messa bene contro una Francia stra, stra più forte di te sulla carta, come nome e come tutto, si giocav giocavano in casa, cioè. Eravamo no sfavoriti, stra sfavoriti. Eppure è venuto fuori, sono venute fuori tre baguette, diciamo. Sono venute fuori tre belle baguette, abbiamo sfornato noi. E, e devo dire che stamattina sarebbe servito molto più a loro. Cioè la intro è una cosa commovente per noi, per la prestazione dall'Italia, ma soprattutto perché sarebbe servito più a loro. È bello rinfrescante è anche un bel bidet. Invece noi abbiamo il culo lindo, tre, 365 giorni all'anno, e loro no. Quindi Francia Italia. Una, ragazzi sull'Inter. Sì, ho visto che ieri c'è stato il primo allenamento di Palacios. Va bene, però, c'era la sosta, c'era la nazionale St sta settimana è stata anche una bella settimana tosta di rientro. Tra i lavoro tra Stefano che ha ricominciato il calcio e quindi un bel po' di cose. Non è che c'è molto da dire. Vi ho promesso il video sul calciomercato e il video. Eh, che cazzo avevo detto! Calciomercato? Ah, è il video sulla Champions e quello lo facciamo adesso questa settimana qui. Però, però, un video post Francia-Italia, soprattutto dopo la debacle europea, dove qui si è sofferto con voi, ci si è incazzati con voi, perché qui si è sempre detto per me la nazionale, non ci sono. Sì, poi è chiaro, guardo un po' di più i giocatori che giocano nella mia squadra e mi fa piacere se segnano, ma io guardo la nazionale, adesso non è che cambio idea perché i nostri hanno segnato, anche perché ri ribadisco che nell'orrore generale, comunque, due o tre golletti e assist li abbiano fatti proprio i nostri. Ma lì la gente ah l'Italia, l'Inter una merda, una merda, adesso bisognerebbe dire ah grande Italia, Inter. No, non è così perché lì erano tre o quattro in campo, ieri erano tre, erano... c'è tutto il resto della squadra, quindi all'europeo hanno fatto caccare un po' tutti, tutti praticamente, tranne Donnarumma e ieri hanno giocato bene tutti. Perché non è che tu vinci tra uno con la Francia perché il Brisco, la Bastoni o perché Di Marco o perché i fratesi hanno fatto un partitone, perché c'è stata tutta la squadra. Tutta. E adesso andrò a citare anche dei nomi. Quindi questa è una cosa che specifico subito, perché già ho visto qualche interista. Ah, No, per me è cioè, la coerenza dove cazzo? Eh, ma dai, su. Eh, se vi lamentavate prima non vi dovete lamentare adesso. Cioè non dovete esultare... Esultate per la nazionale, poi chiaramente fa piacere perché la prestazione è stata veramente ottima eh, di, di tutti e tre, adesso andiamo a parlarne, ma per vincere partite così serve la coralità, il gioco, il sangue agli occhi di tutti, il, il mettersi al servizio del compagno, ma tutti però, l'uno con l'altro, e quello si è visto ieri, perché dopo una partenza così, però aspetta, prima di parlare della partita, e poi anche, o oh, oh, oh Luciano, o oh Luciano, e, e ti si è detto, e te lo si è detto anche durante l'Europeo. E, e tu e vuoi blocco Inter, punti su blocco Inter, mi giochi col, col 4-3 sai il cazzo. Mi giochi col 3-5-2, guarda caso, eh, tre dei migliori comunque sono stati loro, o Luciano. O che mi combini? Cioè, non è che ci voleva molto a capire di mettere i giocatori nei loro ruoli. Si rendono così nell'Inter. No, Bastoni me lo metteva di qua. Di Marco, difesa a 4 laterale sinistro. Barrelli non sapeva che cazzo doveva fare, qual è questo lo schema? Se, se prendi il blocco Inter, che poi anche gli altri devo dire. A parte di Lorenzo, Di Lorenzo. Um, cioè Primo tempo non ha sbagliato solo quella cosa clamorosa del gol. Quindi Poi secondo tempo, un po'. Po' meglio e ha fatto un bel salvataggio, quello sì, però quello che ancora cioè, non lo so. E poi il suo pupillo l'ha schierato. Tutto l'europeo che ancora questo non sapeva se rimaneva a Napoli o che cosa. Adesso che comunque sta giocando, che credo sia titolare, non lo so perché non segue il Napoli, non so se è ancora capitano, non lo so. queste cose veramente, però magari mentalmente, che, che sta meglio, cazzo, pronti via 13 secondi fa quella cagata quindi lì forse c'è da sistemare qualcosa non lo so Boh, comunque, tant'è che poi il resto della squadra ma tutti, tutti, Calafiori spettacolare Calafiori e Bastoni hanno imbrigliato Mbappé, non si è visto un cazzo cioè la Francia sì, ha fatto il gol bellissimo, perché gli abbiamo regalato noi grazie a Chezzo poi ha fatto um, quei, que, quei dieci minuti no, di esplodo, dove noi poi siamo venuti piano piano fuori e poi abbiamo iniziato a creare noi prima la traversa di Fratesi clamorosa un altro paio di belle azioni cioè L'Italia se l'è giocata. L'Italia ha reagito bene con tutti, tonali superlativo in mezzo al campo. Tonali superlativo, l'azione del gol di Dimash. Il gol di Dimash è spettacolare eh? e, e, e quel pirla del cronista vorrei dire. Infatti, gliel'ha detto: Guarda che esulta sempre così, no? Ma questa volta è stupito: è stupito un cazzo perché lui ce li ha sti numeri. Di, di Marco, eh? lo so che può piacere o non piacere, ma è questo: c'ha un piedino. Che è quello, e quando imbrocca il cross o quando imbrocca il tiro, sono cazzi. L'abbiamo vissuto noi interisti per primi. Io ero lo stadio, il primo anello verde, eh. Parma-Inter, 0-1, gol di Dimash all'incrocio dei pali. E poi vabbè lì a Danovic. Parliamo. Vi ricordate? Col Verona avevamo fatto gol belli. Con l'Inter non ne parliamo, uno più bello dell'altro. Ieri è stato spettacolare, ma è stata bellissima l'azione. Cambia, ecco, cambiasso cose buone a cose un po' a cazzate, però è propositivo. A me piace come giocatore, lo dicevo ancora quando era al Geno, quindi non è che mi rimangio quello che dico, però può migliorare, deve migliorare. Il cambio di gioco e l'1-2 con Tonali è spettacolo. Tonali che gli ha ridato e lui al volo che la mette lì, spettacolare. Poi va bene, le prese per il culo, Magnano, Hernandez, ci mancherebbe soprattutto Hernandez. A me, me Magnano, sinceramente, ti sì, può stare sui coglioni perché è forte. E ultimamente non è che ne prende molti, devo dire, perché comunque sei derby li abbiamo vinti. Ma detto questo, è un portiere forte. Ma non, non è un tipo, a me non è mai, non è mai stato un tipo, l'ho sempre detto, anzi, mi è pure simpatico dalla faccia a Mike Magnano, Devo essere sincero, più che altro per quello. ecco Poi avremo anche Turame e Pavard, ma quando gioca la nazionale, voi sapete che a me non me ne chiamo un cazzo perché l'avevo detto anche durante l'Europeo. Quindi eh, si gode per Teo Hernandez, ecco, più che altro perché insomma. C'ha dei comportamenti sempre un po' così. Ieri c'era poco da fare. Sinceramente, ieri eh, è stato surclassato lui, ma co come tanti, poi la Francia ha delle individualità, ha una panchina che, che potrebbe essere titolare. Cioè, di, di che cazzo stiamo parlando? Ma noi, Ricci, un partitone di Ricci, minchia che partita che ha fatto Ricci. Reteghi, Reteghi un po' sprazzi, però lotta, combatte, gioca per la squadra. Quando è entrato Raspadore, secondo tempo spettacolare. Secondo tempo spettacolare, poi. <ride> Anche l'azione del, del gol di, di Davidino, bellissima. Tac-tac-tac. Venivamo fuori belli. Sembrava quasi eh, di vedere un po' ogni tanto lì. titi con le trame, il briscola, bastoni. Du due azioni sono venute perché lui si è, si è sganciato, come fa nell'Inter, ma era nel suo ruolo, cazzo. Cambi gioco di, di, di bastoni, cambi gioco dall'altra parte. Eh, cioè, ripeto, un, un, ma, ma proprio la mentalità è quella che deve essere. Poi puoi perdere, poi, ma non partire già. Chiaro che partendo così poi con un gol sotto di un gol del genere. Ma mi è piaciuta tutta, tutta. e quella, quella deve essere la mentalità, ragazzi giovani che si mettono in gioco e poi il gol di Raspadori che poi lì secondo me voleva fare l'1-2, poi gli è venuto fuori quel dribbling, bisogna essere onesti ragazzi, perché sembra un gran numero, però secondo me non voleva fare proprio quella roba lì. Poi è venuto fuori un numero della Madonna, il gol a me, poi l'ha piazzata benissimo, quindi un, un 1-3 eh, ci sta, ha fatto un altro paratone, che poi Donnarumma Ruma. Eh, non è che ha fatto sti grandi paratoni, eh, se vai a vedere. Eh, un altro paratone su Frattesi anche lì eh, bello clamoroso Magnan e quindi un'Italia che insomma, gli dà sti tre bei baguettoni alla Francia e, come, dice, come dice Dimash soprattutto per il morale fa molto bene insomma, dopo, dopo l'Europeo, è vero era più importante vincere quelle partite ci mancherebbe, però per come vivo io la nazionale, cioè un Francia-Italia dargli tre pere in casa loro io ho goduto ieri sera e neanche poco e neanche poco perché eh, io l'ho vissuto sulla mia pelle e avevo 16 anni. Andai in Francia per la prima volta a Parigi, e, con la scuola ovviamente. E quando arriviamo lì, oh, vidi proprio questa cosa contro noi italiani. Gli italiani ci guardavano male, si parlavano tra di loro, cioè, lo vedevi, lo avvertivi. Non vi dico in Corsica lì ce l'hanno sia con noi che con loro. Quindi, insomma, da lì, eh, poi insomma l'abbiamo visto. Poi in questi anni, quindi ho, ho goduto e godo molto, godo. Poi. La prestazione dei nostri alla grande, il briscola che rinforza, ha giocato, e ha fatto un partitone. Guardiamo da altre parti: il, il nostro Taremi che è andato a segno, un gol su respinta. Comunque è andato a segno, ha portato avanti la sua nazionale. Un Āralanoglu che anche lui, comunque, una mezz'oretta dovrebbe averla fatta, quindi ha recuperato anche lui in vista della ripresa poi. In vista di Monza, Manchester City e Derby. Quindi, questo è, ragazzi, questo è il video. Poi in settimana ci saranno un po' notizie, soprattutto sullo stadio, perché adesso ci, avvia, ci avviciniamo. Verso la metà del mese, magari si incontrano prima. Non lo so. Però questa questione, insomma, è, è bella e nel momento caldo eh, per, capire, per capire se sarà a o sarà dall'altra parte. Ma adesso deve essere la cosa definitiva, secondo me, ecco, perché non se ne può più, si sono persi 5 anni, si sono persi, e quindi grande, grande prestazione della Nazionale, non me l'aspettavo neanche io, sinceramente, però oh Luciano, vedi che se tu giochi col 3-5-2 e le cose cambiano, e giocano tutti meglio, eh, 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 che cazzo mica si era fissato con quel cazzo di modulo. e basta ragazzi, condividete il video, iscrivetevi al canale, sempre forza Inter, attivate la campanella, fate un bel passaparola e ciao belli, sto sempre tre baguette, mi raccomando, bello rinfrescante, fatevi la doccia perché voi il video non ce l'avete. Ciao.